Buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro della nostra serie di web dedicate alla psichiatria di comunità in Italia. Volevo prima di tutto, come dire, presentarvi gli ospiti di questo nostro nuovo incontro che è dedicato ai percorsi terapeutici di comunità. Allora, alla mia destra, alla mia sinistra, guardando lo schermo, c'è Raffaele Visentini, che è uno psichiatra che si occupa di disturbi di personalità presso l'ospedale San Raffaele Lignetta Ville Turro, che è una struttura storica di Milano che si è sempre occupata di comunità terapeutiche e di residenzialità psichiatrica. Sotto di me vedete invece Maurizio Peciccia, che è un altro psichiatra, uno psicoterapeuta, uno psicanalista, che insegna psicologia dinamica all'Università di Perugia, e è anche direttore scientifico, della scuola di psicoterapia dedicata a Gaetano Benedetti. Accanto a lui, c'è Gianni Giusto, che con me ha organizzato questa serie di incontri e che è il direttore scientifico, il fondatore del gruppo Redancia di Varazze. Allora, io credo che parlare di percorsi terapeutici in comunità implichi necessariamente, come dire, parlare prima di tutto, prima di affrontare, come faremo con Raffaele e con Maurizio, dei temi specifici collegati con la loro attività all'interno delle comunità terapeutiche. Io credo che ci sia un argomento generale su cui vorrei, come dire, sentire i nostri ospiti, e che è il tema del setting comunitario. Cioè, noi parliamo di qualcosa, le terapie, che avvengono dentro una comunità terapeutica, che un po' come succede, voglio dire, in tutti gli assetti terapeutici in psichiatria, ha un setting. E il setting è importante. Gianni Giusto, negli incontri precedenti, ne ha spesso accennato. E allora io credo che potremmo cominciare con lui a parlare proprio del setting, del setting comunitario come elemento centrale, diciamo, di quanto parleremo oggi, e poi sentire anche i nostri altri ospiti. Gianni, se vuoi cominciare a parlare un pochettino dell'assetto comunitario. Grazie, grazie Franco, grazie anche ai nostri ospiti. Certo, che cos'è la comunità terapeutica in senso stretto? È un luogo di cura e gli attori del luogo di cura sono i pazienti ricoverati e gli operatori che abitano la comunità terapeutica. Uso questo termine perché sottolineo il fatto che in comunità terapeutica si vive insieme 24 ore su 24. Questo è già un elemento importante da prendere in considerazione ed è sostanzialmente uno dei fattori che fa sì che la comunità, in quanto tale, sia in grado di fornire un substrato culturale entro il quale inserire degli interventi terapeutici specifici. Ma la comunità si caratterizza proprio per questo. Ogni operatore, ogni partecipante al gruppo, ogni paziente porta la sua storia, la sua cultura, la sua sensibilità. Il nostro compito all'interno della comunità è mixare queste sensibilità, queste culture, queste storie e indirizzarle, cioè dare senso, proprio in termini concreti, a storie e farle sviluppare. Ora, per far sviluppare delle storie che poi portano a un miglior assetto della struttura del paziente che ci viene affidato, e per farlo è necessario anche introdurre tecniche verbali e non verbali specifiche che fanno parte della storia della psichiatria. In questo senso, noi ci indirizziamo verso tecniche che in genere tengono in conto il valore del gruppo come facilitante e l'espressività emotiva del nostro ospite.
Raffaele, vuoi, come dire, parlare un attimo del setting e dell'assetto comunitario in generale? Devi attivare l'audio. Al di là grazie del memo sull'audio, perché ogni tanto ci si dimentica. Allora, buongiorno a tutti, prima di tutto, e grazie anche di questo invito, perché ci tengo sempre a parlare un po' di questo tema, in quanto direi è dei momenti più difficili, quello di gestire pazienti borderline e comunque di convivere con la patologia borderline, eccetera, eccetera. Effettivamente il setting comunitario è un setting che pone delle soluzioni e pone delle complessità. La soluzione è vero, come diceva Gianni, che la convivenza con una struttura, con persone, la condivisione di spazi, tempi e quindi anche di vissuti sono un elemento fortemente terapeutico. Questo è assolutamente vero. La complessità è quella che va gestita, perché se no la complessità diventa una complicazione e quindi il passaggio da complesso a complicato spesso è breve il passaggio, ma come l'esperienza ormai ci porta a vedere come è gestibile, perché la complessità è assolutamente gestibile, proprio perché all'interno di questa convivenza si possano mantenere comunque dei confini identitari funzionali alle terapie, no? Quindi è chiaro che le condizioni di convivenza non devono diventare situazioni di confusione, e questo nelle comunità con cui collaboro è uno dei temi che si affronta, perché la comunità è un ottimo luogo, ma deve essere un ottimo luogo ben gestito, quindi dove la storia del paziente, la storia degli operatori sono ben definite e, o meglio detto, da definire, in quanto, per esempio, i pazienti borderline sono pazienti che, come dice Otto Kernberg, hanno una diffusione dell'identità. Quindi molto grave, molto importante. Quindi è chiaro che la comunità deve essere gestita pensando che come setting è un setting assolutamente facilitante la terapia, assolutamente condivisibile per un buon ambiente terapeutico 24 ore su 24, come diceva Gianni, ma dove bisogna stare molto accorti su quello che sono i confini, che non vuol dire creare distanze, ma la gestione della vicinanza, non la gestione della distanza, perché spesso c'è una grande confusione in questi setting dove è importante che l'operatore sia operatore, il paziente sia paziente, eccetera. No, non voglio dire questo, voglio semplicemente dire che la vera complessità è la gestione della vicinanza tra operatori, pazienti, bisogni, crisi, situazioni varie. Quindi la gestione della vicinanza che spesso io sento dire: ah sì, no, devo gestire la distanza col paziente, eccetera. Quando sento la parola distanza, già sento che c'è un'impostazione mentale, una predisposizione mentale alla separazione e quindi non alla convivenza. La gestione deve essere della vicinanza e allora il setting diventa un'altra cosa. Anche nel mondo psicanalitico, purtroppo, spesso si parla di distanza, si parla di differenza e differenziazione tra terapeuta e paziente, eccetera. Ecco, allora lì mi chiedo qual è il vero legame se gestiamo una distanza e non gestiamo invece in modo proficuo e utile una vicinanza. Però nella vicinanza dobbiamo avere molta consapevolezza, quindi vicinanza e consapevolezza della vicinanza. Allora questo setting comunitario diventa, secondo me, utilissimo all'ennesima potenza. Maurizio? Sì, dunque, il ruolo del setting in un ambiente comunitario, cosa dire? Intanto il setting, come sapete, è un termine che ha a che vedere con la cornice, è una cornice che, ad esempio, in psicanalisi ritaglia un certo spazio, che è uno spazio anche esterno, e lo valorizza, cioè valorizza il contenuto, l'interno di ciò che avviene. L'ambiente sociale esterno, che
appunto nell'ambito insomma di cui io mi occupo, che è quello psicanalitico, che aveva poco spazio in realtà nel pensiero originario psicanalitico, ha mano a mano acquistato sempre più valore, per cui l'ambiente sociale esterno è diventato oggetto della terapia, no? Per arrivare fino agli interventi, non so, per esempio di Winnicott, in cui si modifica l'ambiente sociale esterno per permettere a una persona che ha un grave disturbo dell'identità di iniziare ad esistere, cioè di iniziare ad abitare il proprio corpo, ad abitare uno spazio. E la comunità in questo senso lavora proprio su questo, perché crea uno spazio protetto di relazioni interpersonali, di relazioni sociali, che permette al paziente di abitare questo spazio, cioè abitare il proprio corpo, abitare la propria psiche, insomma incarnare la propria psiche, e questo ovviamente va fatto in un ambiente sociale particolare. E il contesto comunitario esattamente ritaglia in un setting questo spazio sociale e lo rende trasformativo. Che significa trasformativo? Trasformativo significa anche interessante per l'inconscio, è interessante perché la prevedibilità, si è parlato di prevedibilità di certe azioni che poi sono le azioni quotidiane, azioni che avvengono in comunità, in fondo somigliano alle azioni che vengono fatte nella vita di tutti i giorni, ma hanno, come dire, un contesto che io direi quasi rituale, cioè c'è una prevedibilità, c'è cioè il programma della giornata, a quell'ora si fa questo, l'altra ora successiva si fa quest'altro, indipendentemente poi dai tipi di interventi specifici. È molto importante lo schema, la prevedibilità, il fatto che la cornice è sicura, il setting è sicuro, e permette all'inconscio e quindi al paziente di cominciare a fidarsi, cioè di iniziare a, non so, riformulare i conflitti, e poi nel caso dei disturbi di cui mi occupo, sono disturbi psicotici, significa iniziare ad esistere, quindi iniziare a, come vi dicevo, entrare nel tempo, entrare nello spazio, per alcune persone per la prima volta, entrare nel proprio corpo. E questo a proposito di quanto si diceva prima dell'eccesso di distanza o vicinanza, eccetera, io penso che il punto molto importante che accomuna però questo tutti gli interventi terapeutici è stare in un equilibrio tra la vicinanza e la distanza. Come anche nell'intervento psicoanalitico c'è un equilibrio tra identificazione e differenziazione, e così penso che nelle relazioni terapeutiche all'interno di una comunità è molto importante tenere presente questo equilibrio che c'è tra vicinanza e distanza, tra operatori, utenti, insomma, tutto il personale che si occupa di queste persone. Ecco, io vorrei porvi ancora una domanda sul tema del setting e dell'assetto comunitario, e che riguarda un tema che a me è molto caro, che è il tema del tempo. Cioè, a me sembra che il tempo in comunità, che è un tempo condiviso, che è un tempo diverso, tanto per capirci, dal timing di una seduta e anche dal timing di un ricovero, diciamo, allettato in una struttura ospedaliera o una clinica, voglio dire, dove i tempi sono, secondo me, diversi. Invece, la caratteristica particolare della comunità è il cosiddetto tempo condiviso, cioè in qualche maniera esiste un tempo in cui chi cura e chi è curato, uso queste parole per essere molto chiaro e molto semplice, vivono in maniera comune con degli assetti temporali di timing che sono diversi dall'intervento, come dire, nel proprio studio e dall'intervento al letto del paziente. Anche lì c'è il timing, voglio dire, ma come dire, ci sono delle regole diverse. Io vorrei provare a ragionare un pochettino su questo tema del tempo comunitario, che mi sembra uno degli elementi dentro cui si inserirà poi il discorso che faremo rispetto a dei percorsi terapeutici specifici, che è l'argomento poi, diciamo,
più preciso dell'incontro nostro di oggi. Cominciamo da Gianni, parliamo un pochettino bene del tempo comunitario. Sì, è un tema su cui stiamo riflettendo e sul quale centriamo anche parte della formazione di questo prossimo anno, è proprio quello, e tu dai conto bene. Il tempo ci attanaglia tutti, caro Franco, e in comunità il nostro compito, se lo vogliamo indirizzare in termini terapeutici, è quello di verificare il tipo di tempo che meglio si adatta ad una realtà condivisa. Mi spiego meglio. Il nostro compito è quello di far sì che il test di realtà prevalga su il rifugio in situazioni difensive, malfunzionanti addirittura, che poi si esprimono con delle cose che noi definiamo deliri, allucinazioni o quant'altro, no? Quindi il tempo condiviso, come dicevi tu, diventa qualche cosa di importante da analizzare e per far sì che la realtà sia il più possibile dinamica all'interno della comunità. Ad esempio, il tempo in ospedale psichiatrico e nel manicomio, dove ho avuto occasione di lavorare nell'ultimo periodo dell'esistenza del manicomio, era un tempo statico, era un tempo che non passava, ogni giorno era uguale all'altro, non c'era una prospettiva, non c'era attesa, non c'era speranza. Ecco, tutto il contrario deve essere in comunità. In comunità il tempo deve essere qualcosa che scorre secondo un ritmo che tiene conto delle esigenze personali, ma che è un ritmo che si rifà, ripeto, alla realtà per quella che è la normalità che noi intendiamo del tempo, e deve dare però senso a una prospettiva di cambiamento che abbia dei termini precisi di, ad esempio, residenzialità all'interno della comunità, no? E molto spesso nelle normative si discute di quanto tempo un paziente deve stare al massimo in comunità. I dati della letteratura individuano, ad esempio, tra i 6 mesi e i 2 anni e mezzo, 3, il tempo minimo e massimo perché la comunità terapeutica in quanto tale abbia capacità di incidere sulla organizzazione mentale di un paziente in termini riabilitativi e terapeutici, che poi sono termini che non possono mai andare disgiunti. Ecco, quindi quello che facciamo all'interno della comunità e che io chiedo ai miei collaboratori è proprio quello di riflettere sui tipi di tempo, tenendo conto anche ad esempio che il tempo psicotico è un tempo circolare, che bisogna poi rompere questa circolarità non aderendo del tutto ad essa, ma nemmeno essendo violenti nel voler affermare il primato del nostro tempo contro il tempo di un paziente che ha delle esigenze diverse. Quindi c'è anche la necessità di interpretare la comunità come un luogo in cui le richieste sono meno pressanti rispetto a quello che dicevo prima, cioè alla realtà, ma tendono alla realtà. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente. Raffaele, la tua opinione sul timing e sul tempo? Come sempre ti dimentichi di far partire, a questo punto tienilo aperto. Va bene, nel caso ci sarà il gatto che miagola. Va bene. A questo punto ma questa discussione, questo tema del tempo, questa discussione anche sul tempo, devo dire che appassiona anche me. Perché? Perché occupandomi di pazienti borderline ormai da 35 anni,
per il paziente borderline, anche in comunità ovviamente, quindi soprattutto in comunità, il tempo ha anche qui una doppia valenza. Il tempo, se riesce a fermarlo, è rifugio, ma deve fermarlo. Se si muove troppo, rischia di essere intrusivo. Se il tempo si muove, ma perché mi viene questo concetto, il tempo lo immagino come movimento, deve essere organizzativo, proprio per quella diffusione di cui dicevo prima. Allora, il problema è che per il paziente borderline in comunità, il tempo, rischia di essere vuoto e quindi il vuoto interiore va in qualche modo riempito, ma non in modo casuale. Perché diventa caotico e quindi il caos per il paziente borderline è un problema, il vuoto è un problema, per cui la noia e il vuoto slatentizzano poi crisi, slatentizzano le crisi importanti, e il tempo per loro ha una connotazione molto importante, perché il tempo, per esempio, presente non esiste. Perché il tempo presente per il paziente borderline è costantemente inquinato da un passato doloroso e sofferente, dove è difficile riconoscersi, ma riconoscersi solo nella sofferenza, ed è il presente, una specie di proiezione nel futuro pessimista, dove sostanzialmente succederà quello che è sempre successo. Quindi il presente è come se fosse un'impossibilità da vivere, cioè è impossibile vivere il presente, in quanto c'è questa contaminazione del passato e questo pessimismo persistente che si proietta in un futuro. Dico questo per immaginare come in comunità il tempo organizzato deve essere un tempo che permetta effettivamente di non essere, cioè di essere sicuramente un luogo sicuro, scusate, sicuramente sicuro, e quindi un luogo sicuro come si diceva prima. E il tempo deve essere un luogo sicuro perché non deve essere rimuginazione, non deve essere riempimento di un vuoto, perché non deve essere solo pessimismo, deve essere verifica di quello che accade. Quindi il tema fondamentale in comunità è tutto quello che faccio ha un senso nell'immediato, ma ha un senso organizzato, non caotico. E ha un senso perché non è un riempimento per evitare il vuoto, ma è un riempimento cognitivo, cioè cognitivamente io riesco a riempire questo spazio esistendo all'interno di questo spazio per quello che accade ora. Quindi vivendo in un qui e ora che è già predeterminato, condiviso, e non uno spazio dove invece con una modalità sempre molto evitante evito il presente perché non so cosa mi sta per accadere. Questo mi aumenta tantissimo l'angoscia e l'ansia perché naturalmente il pessimismo mi fa immaginare che quello che sta per accadere nel presente o prossimissimo futuro sarà sicuramente un disastro perché ho un presente contaminato da un passato angosciosissimo. Quindi questa cosa del tempo è molto importante e va calibrata molto molto bene. La comunità, potendolo fare su 24 ore, è di grande aiuto. Infatti i pazienti a casa, quelli borderline gravi a casa, poi trascorrono momenti di evitamento dove il vuoto o la rimuginazione imperano e a quel punto è veramente un grossissimo problema. Quindi anche qui il setting comunitario e il tempo possono essere una complessità fortemente trasformativa in questo, e uso la parola che ha usato prima Maurizio, della trasformazione. Spero anch'io di essere stato chiaro. Assolutamente, Raffaele. A Maurizio volevo porre un tema, il tema del tempo in termini anche un pochettino, diciamo, psicodinamici e psicanalitici. E mi permetto di fare un riferimento a un autore che sicuramente tutti voi conoscete, che è Minkowski, che ha scritto una meraviglia sul tema del tempo e delle figure temporali, no? E me l'ha fatto venire in mente le parole di Gianni collegate con la speranza. La speranza per Minkowski è una proiezione verso il futuro, ci apre verso il futuro. L'élan vital si muove verso il futuro, certo, ma la speranza è qualcosa che ci apre, no? Il futuro, come pure il desiderio, che è di nuovo un modo per guardare avanti, no? Non a caso Peter Handke, in quello che è forse il suo
più bel libro in assoluto dedicato alla morte per suicidio di sua madre, lo intitolò Infelicità senza desideri, cogliendo da grande scrittore com'è la, come dire, l'essenza della melanconia in questo, no? Cioè, e quindi il desiderio di morte. Ecco, io volevo chiedere a Maurizio, per concludere questa parte introduttiva, come dire, una visione del tempo e del timing in termini psicanalitici riferiti ovviamente al contesto comunitario, perché è di questo che stiamo parlando. Prego Maurizio. Sì, grazie per questa domanda. Dunque, come prima accennavo, forse lo psicanalista che più di ogni altro si è occupato dell'ambiente esterno in quanto capace di modellare, diciamo, un'esistenza che ancora non esiste, parliamo quindi, lo riferisco a pazienti evidentemente con grave sofferenza psichica di tipo di identità, di tipo psicotico, e è stato Winnicott, per il quale la patologia psicotica è una patologia ambientale, è una patologia da carenza ambientale, si può essere d'accordo o meno, però questa era la sua visione. E il suo concetto notissimo, no? Il concetto di holding, è un concetto che è molto collegato al tempo, perché infatti è collegato poi a quello che lui chiama quell'espressione quasi intraducibile in italiano, il going on being, che significa diventare un essere nell'andamento proprio del tempo. E faccio una parentesi, no, è molto noto il concetto di holding, ma diciamo che va fatta una parentesi. Che cosa intende Winnicott con questa parola holding? Evoca l'immagine di una madre che con presa salda, delicata, regge il figlio in braccio e lo stringe al petto e lo rassicura quando il bambino è in preda all'angoscia. Questo è un concetto abbastanza semplice, che però implica un concetto un pochino più complesso, perché è un concetto per Winnicott ontologico. Cioè, questa mamma che stringe il suo bambino stretto in un abbraccio rimanda proprio a quello che dicevo prima, al going on being, ovvero al manifestarsi nel tempo della essenza atemporale di un neonato che sta per iniziare ad essere, cioè che proviene da una dimensione in cui il tempo non c'è. Il bambino nell'utero, il feto, non ha un tempo. E quindi questa mamma che stringe il suo bambino al petto è come se aprisse una porta temporale, e attraverso questa porta si manifesta, immette nel tempo cronologico l'essere di questo feto che ha tenuto nel grembo nel tempo senza tempo della gravidanza, no? E da qui appunto l'esperienza del going on being, divenire un essere nell'andamento del tempo. Ora, in questa nascita, quando il bambino entra in questa dimensione, per lui all'inizio esterno, c'è un tempo che è scandito da alcuni fatti. Il primo fatto è l'alternanza tra essere nutrito o non essere nutrito. E il tempo, lo chiama Winnicott all'inizio, per il neonato, può essere un tempo not me, cioè un tempo estraneo, un tempo alienante, doloroso, a meno che la mamma o i genitori, proprio attraverso l'holding, non creano un ambiente protetto in cui si ritrova, diciamo, c'è il nutrimento e la presenza che c'era all'interno della gravidanza. In qualche modo, questo è un tempo invece che il neonato riconosce come me, cioè riconosce la continuità del proprio essere. Come la continuità dell'essere all'inizio è frammentaria, non unitaria, ci sono cioè isole di assenza proprio dell'essere, per cui dice Winnicott il bambino va in pezzi in quei momenti, ha angoscia di andare in pezzi, angosce impensabili. Però in questo tempo not me invece la mamma ritaglia un holding, e proprio attraverso la preoccupazione materna primaria quasi annulla i suoi ritmi, i suoi tempi, per adeguarsi ai tempi del bambino e quindi permettere
di far sentire questo tempo come un tempo proprio. Questo somiglia molto, se pensiamo alla lingua greca, a due termini, almeno due termini per definire il tempo. Uno è il tempo, è il Cronos, l'altro è il Kairos. Cioè, Cronos equivale un po' a quello che Winnicott chiama il tempo not me, cioè è un tempo cronologico, no? È dettato dal cronometro, scandisce la nostra esistenza, la condiziona con tutte quelle regole di convivenza sociale, per cui noi ci dobbiamo adeguare a un tempo che raramente coincide con il nostro tempo individuale, no? I tempi lavorativi e il tempo libero contrastano molto spesso. E Cronos in effetti è un dio che mangia i suoi figli, cioè che occupa la nostra libertà, no? E può diventare anche tirannico quando siamo dominati dal tempo rigido, tirannico, eccetera. E chiaramente faccio questo discorso perché vale per il neonato, ma vale anche per un paziente che, come un neonato, un paziente psicotico in una comunità, è come un neonato che deve entrare in un tempo che può sentire not me. Se noi glielo scandiamo con orologi, calendari, indicazioni, ritmi che non corrispondono al ritmo e al tempo interno di questo paziente, l'esperienza può essere alienante, angosciante, no? È un not me, un tempo che è sentito inesorabilmente, insopportabilmente altro. L'altra parola invece è il kairos, è il tempo giusto, cioè il tempo in cui accade tutto nel momento adatto, cioè, e che quindi è personalizzato, è ritagliato su misura, ed in questo senso kairos è proprio l'opposto a cronos, è un tempo, kairos è un tempo al di là del tempo, ovvero è quel tempo che in fondo anche ogni paziente, ogni persona ha vissuto nel tempo senza tempo della gravidanza. Ecco, l'holding fa questo, cioè l'holding, se lo vogliamo dire in termine semplificato, è la mamma inserisce il kairos, cioè il tempo giusto, il tempo senza tempo, lo inserisce all'interno del tempo cronologico e quindi lo riconnette a quel momento di accoglienza nel grembo. Cioè, in fondo si passa da uno stato di atemporalità, che è lo stato appunto al di là del tempo nel grembo materno, alla temporalità di quelli che sono anche i ritmi di una comunità terapeutica. Se lo vogliamo trasporre, la comunità terapeutica è molto importante che in quei ritmi, in quella attenzione ai bisogni personali del paziente si permetta sempre, si dia sempre un occhio, si sia sempre concentrati a permettere al paziente di venire nell'andamento del tempo, cioè generare dei ritmi, dei tempi che permettano ai pazienti di divenire, di essere, cioè di esistere, di essere riconosciuti, di essere, cioè, come si diceva prima, in una comunità, in un ambiente interpersonale e sociale che è ritagliato sul suo bisogno e sui suoi tempi, sui suoi ritmi. Bene, mi sembra che questa prima parte introduttiva sia stata molto importante, perché ci ha permesso di contestualizzare quello che è poi il tema della questa seconda parte, che è, tengo a precisarlo, in un progetto che stiamo facendo con Gianni che durerà per tutto il 2021, quindi avremo modo di svilupparlo in maniera molto analitica, a parlare di due esperienze che sono le vostre all'interno del lavoro comunitario. Cioè, nel senso che abbiamo fatto adesso un'introduzione generale sul tema, diciamo, degli assetti terapeutici di comunità, e adesso andiamo un pochettino nel merito di quelli che sono i vostri interventi. Quindi, insieme con Gianni, vi porremo delle domande per presentare questi due percorsi terapeutici che ognuno di voi rappresenta in maniera un pochettino più approfondita. Cominciamo con... Scusa, a proposito di Kairos e del tempo giusto, io sottolineo rispetto agli interventi terapeutici specifici che è necessario anche individuare il tempo giusto in cui inserire queste specifiche tecniche all'interno del contesto comunitario, per far sì che poi ci sia una certa armonia
interventi quotidiani con interventi che invece avvengono in tempi scanditi rispetto agli accordi che poi prendiamo con i nostri consulenti. No? Sì, Gianni, aggiungo che questa è la differenza tra essere un terapeuta e essere un talebano, detto biecamente, cioè nel senso che quello che tu dici è che esiste un tempo generale e una terapeuticità generale dell'intervento all'interno di una comunità in cui si possono inserire interventi specifici pensati in un progetto terapeutico, che vuol dire appunto non essere talebani, cioè non pensare che c'è un modello unico o prendi questa minestra o esattamente sale. bravo, è quello che noi abbiamo sempre sostenuto: non adattiamo le tecniche i pazienti alle tecniche, ma utilizziamo le tecniche per i pazienti. Infatti, in questo senso... Mi sembra molto opportuna la tua sottolineatura, te ne ringrazio, perché è sempre stato quello che ha ispirato sin dall'inizio il lavoro mio, della Roberta Antonello, sui pazienti che abbiamo da tanto tempo ormai ospitato nelle nostre strutture e che continuiamo a ospitare, introducendo sempre elementi di novità, e due novità sono proprio quelle che sono espresse dai loro leader qui presenti, che sono Raffaele e Maurizio. Infatti, in questo senso, allora io chiedo a Raffaele di presentare, diciamo, il suo specifico intervento all'interno delle situazioni comunitarie riguardo ai disturbi di personalità e di contestualizzare, diciamo, il suo intervento anche nei confronti del discorso di disturbi di personalità, che è una parola, come ci dicevamo, off record, piuttosto vasta e piuttosto abusata oggi, perché non si capisce molto bene di cosa stiamo parlando a volte e si fa un po' di confusione, no? Per cui volevo pregare intanto Raffaele, e Gianni mi aiuterà poi commentando il suo intervento, a introdurre, diciamo, e a parlare, diciamo, di quello che fa lui con i pazienti con disturbi di personalità in un assetto comunitario. Prego, Raffaele. Allora, essere sintetico è molto difficile. Tenterò di essere chiaro e sufficientemente, pensando a Winnicott e anche alla madre, sufficientemente chiaro. Lei deve essere sufficientemente buona. Comunque, il punto è, prima di tutto ci tengo a dire che patologia borderline oggigiorno va precisata, perché borderline in questi ultimi 20 anni è diventato un concetto tipo, mi viene da dire apposta, sacco degli stracci, in cui butti dentro più o meno tutto quello che non riesci a curare in altri modi, è borderline. Borderline confine. Confine a cosa? No? Si è tentato di parlare confine alla nevrosi, alla psicosi, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo imparato da questi pazienti una cosa molto importante. Prima di tutto è un soggetto, è una persona che ha una difficoltà dovuta ad una mancanza di crescita del sé, che è rimasto fissato in una posizione, diciamo, adolescenziale, preadolescenziale, eccetera, e quindi è un soggetto che non ha ancora appreso la capacità di gestire le emozioni. Quindi stiamo parlando di un soggetto che ha un problema nella regolazione emotiva, regolazione delle emozioni. Quindi quando è esposto ad una situazione che soggettivamente, quindi personalmente, vive come negativa e problematica per lui, tende a non riuscire a tollerare le emozioni perché diventano estremamente intense. Quindi disregolazione emotiva è intesa come un soggetto che non ha ancora sviluppato, e dico ancora sviluppato perché il trattamento serve per far sviluppare questa capacità, non ha ancora sviluppato la capacità di gestire delle emozioni, queste quindi in una sorta di panico emotivo,
vanno oltre la possibilità di sopportazione dell'intensità di questa emozione, e quindi l'emozione non è emozione, è sofferenza. Quindi sostanzialmente questa sofferenza è qualcosa che va sfuggita, e quindi molti dei comportamenti del soggetto con disregolazione emotiva, io tendo a parlare il meno possibile della parola borderline, il soggetto con disregolazione emotiva tenderà ad evitare accuratamente tutte le situazioni che effettivamente possono essere dannose per questa regolazione, quindi essere dannose per la loro intensità. Quindi abbiamo comportamenti di evitamento, di chiusura, oppure comportamenti autolesivi, comportamenti di mille generi, ma vanno intesi tutti in un concetto non giudicante, vanno intesi tutti come un modo per sopportare o lenire o contrastare la sofferenza di una disregolazione emotiva. Quindi la vita di questa persona sarà una vita orientata sempre ad evitare tutto ciò che attiva l'emozione. Ovviamente in una vita di questo genere anche il dizionario emotivo, per cui noi troviamo soggetti che nella descrizione delle emozioni, nel riconoscimento delle emozioni, la capacità di osservarle e la capacità di riuscire a creare un rapporto tra l'ambiente e l'emozione provata, la relazione e l'emozione provata, diventa un grandissimo problema, perché è chiaro, se io devo evitare queste emozioni perché sono troppo dolorose o riescono di essere un panico emotivo dolorosissimo e intollerabile, tanto da dovermi tagliare piuttosto che drogare per riuscire a tollerare questa situazione, è chiaro che io vivrò una vita dove l'esperienza emotiva sarà limitatissima. E quindi arrivano all'adolescenza, arrivano o superano l'adolescenza rimanendo in una situazione dove l'esperienza emotiva non è avvenuta e quindi va attivata con una terapia. Quindi è chiaro che sono soggetti che poi hanno anche tutta una serie di comportamenti che li rende, tra virgolette, strani. Loro stessi si sentono strani, si sentono diversi. E infatti a me piace usare invece il concetto di borderline come soggetti che in fondo, non sentendosi degni e quindi avendo un profondo senso di indegnità rispetto al mondo, si sentono al confine del mondo dei, tra virgolette, normali. Quindi loro atterrano sulla terra, arrivano sulla terra e sono strani, sono diversi. Loro stessi si sentono diversi. L'ideazione suicidaria è perché questa indegnità di non riuscire ad appartenere adeguatamente a un mondo, normalmente ad un mondo, li porta ad immaginare che l'unica loro soluzione sarà tentare di vivere in un mondo dove sono indegni, e vivere con indegnità vuol dire sprofondare costantemente in una situazione di dolorosissima angoscia, dove però questa angoscia attiva emozioni. Allora, il problema qual è? Il problema è come per loro stabilire delle relazioni umane, da cui dipendono tantissime, perché a questo punto se io sono indegno, chi potrà darmi sostanzialmente la possibilità di vivere degnamente nella vita? Qualcun altro. Ma qui si crea un paradosso. Io ho un bisogno assoluto degli altri, ho un bisogno assoluto del riconoscimento affettivo e emotivo dell'altro, e quindi dipendo dal suo riconoscimento per poi trovarmi invece in una relazione dove questo riconoscimento attiverà emozioni, attiverà bisogni, attiverà speranze, attiverà attese. A questo punto che cosa accade? Che attivando le attese, attivando le speranze, attiverò una speranza che sarà sicuramente un problema enorme. Cioè sarà una speranza che mi porterà sicuramente all'abbandono. Perché? Perché sono indegno. Non sono degno di riuscire a fare quello che fanno tutti gli altri, perché non ho una capacità emotiva, l'emozione mi fa isolare o mi fa comportare in un modo inadeguato per gli altri. Spero di essere stato chiaro, perché il dolore che queste persone portano è proprio giovanissime, tra l'altro cose dolorose, di persone che hanno già un pessimismo verso la vita enorme, perché in realtà, essendo molto giovani, hanno sempre vissuto così. Come possono immaginare un futuro se c'è sempre stato un presente e un passato che inquina il presente, come dicevamo prima, con dolore, indegnità, comportamenti anomali, giudizio sempre ovviamente negativo
nei confronti loro, del loro modo di essere e di loro stessi. Quindi queste persone devono essere realmente accompagnate verso il generare esperienze di un certo tipo, esperienze che possano essere costruttive. Ed è per questo che abbiamo generato 11 anni fa, 12 anni fa, un trattamento che si chiama GET, gruppi esperienziali terapeutici, dove il gruppo diventa e deve diventare un luogo più sicuro, un luogo dove non c'è il giudizio, perché si parla di un'esperienza condivisa, e dove l'esperienza esente dal giudizio e vissuta direttamente con i propri compagni di percorso possa diventare e generare l'avvicinarsi all'emozione, al riconoscimento dell'emozione, al riconoscimento delle situazioni, al riconoscimento di qualcosa che può essere finalmente costruttivo, cioè far ripartire un sé paralizzato e bloccato dall'indegnità verso la possibilità di scoprire i propri pensieri, le proprie emozioni, di riuscire a definirle, riconoscerle negli altri, riconoscere che gli altri possono definire le nostre emozioni, e in una specie di equipe di lavoro in cui il lavoro diventa costruire un sistema relazionale, un sistema emotivo, che non è più spaventoso, nel senso non genera più spavento, perché è accessibile, perché diventa condiviso. E allora a questo punto il GET diventa un po', e il pensiero che sostiene un po' la filosofia del GET è quello di aver generato dei gruppi omogenei, sostanzialmente, tra pazienti, gruppi focalizzati su temi specifici, per cui ci sono quattro gruppi che tendono a portare il paziente a lavorare su queste aree, e questi quattro gruppi sono quattro gruppi dove uno, in un gruppo si affrontano le crisi e si tenta di capire questa crisi da dove arriva. Due, si tende a pianificare qualcosa per poterlo affrontare, ricordandoci per esempio che la pianificazione per questi pazienti è difficilissima, in quanto c'è sempre stato l'evitamento, che è il contrario della pianificazione. Quindi iniziare a pianificare qualcosa vuol dire iniziare a dare un tempo alle situazioni, prevedere una situazione, però prevederla in un modo più sicuro rispetto a una filosofia dell'evitamento, perché l'indegno deve evitare lo scontro con una realtà che lo renderà ancora più indegno. Dopodiché c'è un altro gruppo, l'attivazione emotiva, cioè iniziare a riconoscere negli altri, in un film, nei quadri, in qualsiasi cosa che generi emozioni o che possa far vedere che c'è un'emozione, e cominciarla a scoprire con i propri compagni di lavoro, e quindi compagni di gruppo, e quindi cominciare a dire: ma quella è tristezza o malinconia? Quella è rabbia o è un nervosismo, eccetera? Qual è il contesto in cui è avvenuta questa emozione e è questo soggetto ha provato questa emozione che io sto riconoscendo? E poi l'attivazione corporea, cioè iniziare a lavorare sul corpo, e quindi in senso mindful, quindi iniziare a lavorare sul corpo come luogo delle emozioni, quindi un corpo che ha la possibilità di provare, no? Come nel bambino si va dalla sensazione all'emozione. Prima ci sono sensazioni del corpo, e qui se penso che ci avviciniamo in qualche modo a Maurizio, ci sono sensazioni del corpo che poi progressivamente la mente trasformerà in emozioni dicibili, di cui parlabili, scusate l'italiano, ma apposta detto così. Per cui ecco che tutta questa prima fase del trattamento, che è una fase... mi verrebbe da dire fenomenologica cognitiva, no? Cioè è un aspetto cognitivo che va costruito in un senso fenomenologico, cioè riconoscendo i fenomeni che accadono nell'individuo e aiutando l'individuo a provare questi fenomeni, riconoscerli e parlarne, ma con qualcun altro, quindi sempre il gruppo. Come diceva Fuchs, ogni soggetto è un sintomo sociale. E quindi in questo senso il gruppo è luogo di condivisione, luogo accessibile, è luogo dove effettivamente non è proprio un gruppo terapeutico, mi viene da dire di più, è un'equipe di lavoro, dove sostanzialmente i ragazzi lavorano insieme alla scoperta di un sé che comincia a funzionare, non più attraverso i giudizi della società, che dice no, sei brutto e cattivo perché ti droghi, ti tagli, ti prostituisci, fai questo e quell'altro, ma riconoscendo che quella è un'espressione della sofferenza e del dolore.
E questo è tutto l'aspetto di costruzione cognitiva che il borderline ha bisogno di fare. E in questo senso io dico sempre che il borderline ci ha lanciato una sfida, no? Una sfida enorme, e adesso lo sto chiamando borderline apposta, perché ci ha messo anche noi al confine di una situazione difficile. Ed è per questo che io vedo l'approccio terapeutico a questo paziente da più punti di osservazione e vertici di osservazione. Un'osservazione cognitiva e, come avviene nella seconda fase del GET, un'osservazione psicodinamica, perché a questo punto, a un certo punto, il paziente non ha più bisogno del riconoscimento cognitivo delle proprie emozioni, delle situazioni, comincia a dare a se stesso un valore, quindi non essere più effettivamente un soggetto indegno della società, ma comincia lui, attraverso la scoperta dei propri pensieri, del proprio pensare, della propria morale, della propria etica, a dare un valore a se stesso. E, come direbbe Fonaghi, stiamo arrivando a una capacità di mentalizzare. Cioè, a questo punto il pensiero, l'emozione è mentalizzabile. Cioè, la mente comincia a lavorare non solo per evitare, ma comincia a lavorare per produrre. Allora qui si passa a un'altra fase. E GET ha tutta un'altra fase che è totalmente psicodinamica. Gruppi crisi, gruppi pianificazione non servono più e si aggiungono all'attivazione emotiva che diventa molto più profonda, all'attivazione corporea che diventa un lavoro molto più profonda, metodi attivi e quindi sostanzialmente derivato dallo psicodramma e dinamiche di gruppo. Quindi ho uno strumentario emotivo che conosco, che non è più sconosciuto da evitare e comincio ad applicarle nelle dinamiche del gruppo. Quindi il gruppo diventa il luogo dinamico di lavoro. In comunità questo è perfetto perché alla fin dei conti all'interno di questi gruppi anche la vita comunitaria è un luogo sicuro, è un luogo organizzato in un certo senso e a questo punto diventa il GET anche il luogo dove poter elaborare nella fase 1 tutte le emozioni che comunque vengono generate sono un po' caotiche e quindi poco riconoscibili, irriconoscibili e un po' da evitare, e nel contesto comunitario poi tutti gli aspetti anche psicodinamici che si sviluppano. Voglio solo dire questo perché il gruppo, secondo me, nel trattamento dei borderline è fondamentale. La terapia individuale funziona pochissimo, ma per quale ragione? Ma perché in realtà siamo sintomi sociali, come dicevo prima di Fuchs, ma il gruppo è qualcosa che accoglie, ha una funzionalità materna enorme, ha una facilità, una possibilità enorme di trasformare l'angoscia in vivibile e in un vissuto comprensibile. Questo è importante. Infatti, noi diciamo, per sottolineare, e qui finisco subito, che il gruppo non va condotto dagli operatori. L'operatore all'interno del gruppo è un facilitatore alla partecipazione. È un facilitatore alla dimensione gruppale, dove il soggetto, la persona che partecipa al gruppo deve essere aiutata a partecipare e ad appartenere. Quindi appartenenza, come alla comunità, anche al gruppo, alla partecipazione alla comunità e al gruppo. Quindi il gruppo a questo punto diventa un luogo dinamico. Anche se io lo utilizzo solo su un piano cognitivo, ovviamente sarà un luogo dinamico. Implicitamente dinamico, il gruppo è implicitamente una situazione, un setting dinamico, come lo è anche la comunità. Questo va tutto riconosciuto. A questo punto è chiaro che una volta alla settimana avrò bisogno non di uno psicoterapeuta, e qui è ancora più comunitario questo concetto secondo me, ma di un tutor, cioè di una persona che ha capacità psicoterapeutiche, ma che aiuterà il paziente a comprendere, una volta alla settimana in una seduta individuale, a comprendere che cosa? L'esperienza che in ogni gruppo, in ognuno dei quattro gruppi io ho fatto. Quindi io come persona esperisco qualcosa nel gruppo, poi ci sarà un tutor del percorso, non uno psicoterapeuta, ma sarà comunque formato psicoterapeuticamente e dinamicamente, con formazione dinamica, che aiuti il nostro soggetto a parlare individualmente della propria esperienza che nei quattro gruppi e integrare l'esperienza nei quattro gruppi che fa, sia di prima fase che di seconda fase, sia di fase cognitivo e fase dinamica, sempre all'interno di una visione fenomenologica della sua situazione esperienziale. Quindi in questo senso anche lì abbiamo facilitatori, non conduttori, perché si autoconducono. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di gruppi omogenei, focalizzati su tematiche, ok? E di mutuo autoaiuto.
facilitati dai conduttori e poi con un tutor che, come all'università per dire, che custodisce il percorso del soggetto e lo aiuta a fare questo percorso comprendendolo sempre meglio, ogni settimana facendo la sua seduta individuale per riuscire a fare. Questo è il get, secondo me è estremamente sintonico alla vita di una comunità. Rispetto ad altri trattamenti, velocemente, c'è una sintonia. Cioè, per dire, la DBT fa dei moduli in progressione, no? È molto comportamentale, ti insegna a fare qualcosa. Il get non insegna niente. Esperisce. Il get è sintonico perché tutti i gruppi sono in contemporanea nella settimana, uno il lunedì, uno il martedì, un altro il giovedì, un altro il venerdì, per dire, la seduta individuale il mercoledì, quello che sia, ma è spalmato nella settimana e quindi all'interno di questa esperienza ricostruisce qualcosa, ognuno impara da se stesso e dagli altri. Non andiamo a insegnare comportamenti da fare o da utilizzare per riuscire a sostituire comportamenti disfunzionali, ma scoprono se stessi nell'esperienza del gruppo e delle dinamiche del gruppo, ma prima in senso cognitivo, ripeto, e poi in senso psicodinamico. Questo è stato pensato nel GET. Perché? Perché Adolf Stern diceva una cosa molto importante già nel 38. Nel 38 lui, studiando il tema del controtransfert e del transfert, no? Che cosa ha detto? Ha detto che i pazienti borderline, come lui li chiamò, non so come curarli, perché in realtà sono pazienti che non hanno transfert, e quindi sono impulsivi, ma non è vero. Transfert ne hanno tanto, ma il problema è che per loro il transfert è dolore. Per loro il transfert è difficoltà, è indegnità. E quindi non è che non provano transfert, è che dobbiamo prima avere un soggetto davanti a noi che deve imparare a capire chi è, cos'è, e dopodiché i suoi transfert li porterà e come. Quindi è molto importante questo. Allontaniamoci dalla parola distanziante, borderline, è una caratteristica affettiva ed emotiva che porta il soggetto al suo... Quindi l'indegnità è una patologia degli affetti, è una patologia delle emozioni, è una patologia di un sé che non è ancora completato il suo percorso. Per cui quando mi dicono guarirà, secondo me sì, perché quando il sé funzionerà in modo maturo, le sofferenze saranno gestite in modo maturo. Le sofferenze e le relazioni saranno gestite in modo maturo. Un borderline è un sé che evolve, non rimarrà mai come prima. Se imparo ad andare in bicicletta o imparo a nuotare, lo saprò fare per sempre, in questo senso. Quindi non deve essere uno stigma questo di questi pazienti, chiamandoli borderline, e saranno sempre dei grandissimi rompiscatole che non saprò mai come gestire nella loro improvvisa impulsività. Non è vero, sono prevedibilissimi e sono impulsivi perché non riescono a fare altro. Il sé può solo esplodere in certi momenti. Spero di essere stato chiaro. Perché... Volevo farti una domanda immediatamente, perché me l'hai suggerita parlando. Io in realtà ti avrei voluto chiedere, lo dico perché la domanda poi è scaduta nel momento in cui tu l'hai hai già risposto, ti okay. avrei voluto chiedere se l'assetto del GET ha come luogo, come dire, principale o migliore la comunità, oppure è una situazione che si può anche implementare esternamente, diciamo, in termini, virgolette, ambulatoriali. Tu mi hai risposto correttamente, mi sembra, che in realtà il luogo migliore è un luogo dove la terapia continua anche dopo le sedute, e quindi la comunità si presta ad essere più terapeutica di una situazione ambulatoriale, dove cioè la gente arriva nel centro, fa il gruppo e poi se ne va a casa. Mi sembra di aver capito che è meglio la comunità. La domanda che ti faccio però a questo punto è un'altra. Sarà un tema anche che svilupperemo in prossimi incontri, ma la domanda è questa. C'è la necessità di trattare il paziente borderline, uso questo termine per chiarezza perché sennò... O disregolazione emotiva. O di disregolazione emotiva. In strutture specializzate, oppure va bene farlo in strutture che sono comunitarie ma che ospitano anche pazienti con patologie diverse? Allora, il GET è nato in un day hospital, ok? E lo stiamo usando ancora, sia in day hospital che in ambulatorio. Secondo me si integra benissimo in comunità
perché i pazienti in comunità hanno una gravità sociale molto importante, non sono in comunità per caso. Quindi io ho sottolineato il fatto che l'integrazione tra l'idea e la filosofia della comunità e la filosofia del GATE intersecano benissimo, cioè sono assolutamente funzionali uno all'altro. Il GATE poi lo usiamo in ambulatorio, per pazienti che poi tornano a casa, o in day hospital, dove già lì vediamo, per esempio in day hospital ci sono anche gli infermieri che possono collaborare, gli educatori, eccetera, in un ambulatorio meno. Quindi diciamo che a seconda della gravità sociale, della gravità familiare, eccetera, noi scegliamo un ambito piuttosto che un altro. Ma il GATE è sempre quello. Poi è chiaro che per pazienti che hanno un disagio sociale molto importante è perfettamente integrato. Cioè io ho visto molte comunità dove... in realtà dico, vabbè, cosa facciamo? Vabbè, impariamo questa tecnica, non parlo del GATE ovviamente, ma di altre tecniche, e così possiamo riempire degli spazi all'interno della comunità. Ecco, che non è la logica di Giusto, questo lo so benissimo perché ci conosciamo, ma la logica è che qualsiasi trattamento può essere fatto in un certo senso in vari luoghi, ma la sinergia tra la comunità e il trattamento GATE è molto forte, è molto importante, è molto funzionale l'uno all'altro. Ovvio, devono esserci degli operatori formati in questo senso, che sanno cosa si fa. Poi, come mi hai chiesto come seconda domanda, se possono essere comunità dedicate o meno, non penso che ci siano grandi differenze. Assolutamente. Sicuramente i pazienti, cioè questo trattamento è pensato per pazienti con disregolazione emotiva. Io immagino anche che possa andare bene anche per pazienti con attacchi di panico, per dire, che hanno una conoscenza delle proprie emozioni relative, che non sono, tra virgolette, borderline. Però la disregolazione emotiva viene assolutamente curata dal trattamento GATE. Quindi che in comunità ci siano anche altri quadri patologici, non trovo che sia differenziante. Ora, nello stesso gruppo, non so, c'è da pensarci, però la regolazione emotiva ha un aspetto abbastanza ampio. E volevo sentire il parere di Gianni su questa mia domanda, cioè sul problema della, diciamo, dell'eventuale creazione di strutture terapeutiche dedicate o meno. Sì, sono d'accordo con quello che diceva adesso Raffaele. Non vedo necessariamente che sia particolarmente utile specializzare delle strutture esclusivamente su un problema diagnostico, perché qui si tratta di diagnosi, ma poi dietro alla diagnosi ci sta la persona con tutte le difficoltà che si articolano nella storia di quella persona, che possono essere affrontate molto bene anche con la tecnica che adesso ci ha spiegato in maniera molto chiara il dottor Visentini. Volevo la mia idea era, scusa se finisco, era che questa tecnica era di usarla prevalentemente per adolescenti, quindi lo collocavo piuttosto che per diagnosi, per fasce di età. Quindi vedo strutture per adolescenti che devono compiere un percorso e che alla fine del percorso devono essere liberati dallo stigma psichiatrico. Questo. Verissimo, assolutamente vero, anche perché essendo gruppi esperienziali, l'esperienza di ogni singolo soggetto che compone il gruppo è importante che sia abbastanza omogenea. Questo è vero. Quindi se un soggetto, per quanto con disregolazione emotiva, ha 50 anni e l'altro ne ha 16, cioè, gli anni di vita comunque pesano e rischia di perdere omogeneità il gruppo. Ok? Questo è importante. Poi alcune cose che si possono dire sui gruppi. Poi ci sono comunità piccole
e quindi dove per esempio io lavoro anche in queste comunità, dove essendo piccole ci sono 7-8 pazienti, allora a quel punto è chiaro che tendono a essere comunità selezionate anche per quadro patologico, perché certo. È chiaro che il gruppo non può essere meno di 4-5 persone. Sotto 4-5 persone non c'è più una dinamica di gruppo, diventano singoli soggetti che lavorano insieme. Quindi è chiaro che una comunità grande può avere tranquillamente un gruppo di persone che segue questo percorso, un gruppo di persone che segue un altro percorso, ma la loro convivenza viene scandita da tutta una serie di tempistiche, di convivenze, eccetera, che possono essere perfettamente funzionali. Bene, passiamo al nostro secondo ospite, Maurizio Peciccia. Faccio una premessa. Io ho conosciuto Maurizio Peciccia a un convegno a Varazze qualche anno fa e ho ascoltato la sua relazione su quello di cui ci parlerà, che è la terapia amniotica applicata alla terapia comunitaria. Confesso che non la conoscevo e sono rimasto estremamente colpito. Per cui io, nell'introdurlo, lo prego, un po' come ha fatto Raffaele, di prima di tutto spiegare in cosa consiste il tipo di terapia che, ispirato a Gaetano Benedetti, questo lo dico subito, lui applica, e come si inserisce all'interno di un discorso di terapia di comunità. Cioè, sono due elementi, da una parte spiegare in cosa consiste e dall'altro capire come può essere applicata all'interno di una struttura comunitaria. Prego Maurizio. Sì, grazie. Allora, sì, ti ringrazio anche per aver ricordato Gaetano Benedetti, perché la terapia amniotica che io ho un po' ideato nella metà degli anni 90 è poi stata inizialmente seguita da Gaetano Benedetti, che era il supervisore in quel tempo di queste esperienze terapeutiche che facevo, e nel 2006 abbiamo pubblicato un articolo che si chiama Principio del piacere e psicosi, nel quale descrivevamo per la prima volta la terapia amniotica. E che cos'è la terapia amniotica? È una terapia di gruppo psicocorporea che si fonda su concetti psicodinamici e neurofisiologici e che si svolge in una vasca con acqua calda. In questa vasca con acqua calda ci sono interazioni intercorporee tra i partecipanti al gruppo, in cui il paziente riceve dei gesti molto simili all'holding e all'accudimento parentale della prima infanzia. Ha l'obiettivo di stabilire un attaccamento con figure terapeutiche e rimodellare gli stili di attaccamento spesso disorganizzate di queste persone. Queste persone che sono usualmente pazienti psicotici, pazienti con grave sofferenza psichica, pazienti con disturbi del senso del sé, pazienti anche non psicotici ma con disturbi di identità, con disturbi narcisistici, pazienti anche che hanno un importante ritiro autistico secondario. L'habitat, diciamo, il luogo ideale è proprio la comunità terapeutica dove si svolge questa terapia, ma a volte si può svolgere anche in centri diurni con pazienti quindi che vengono da comunità terapeutiche o che vengono anche da famiglie se possono vivere in un contesto familiare. I terapeuti hanno una formazione. Come ci si forma in questa terapia? C'è una formazione che noi ad esempio facciamo nella scuola psicoterapia psicanalitica esistenziale Gaetano Benedetti durante 4 anni di formazione. Altre volte si fanno proprio dei corsi specifici per psicologi o per terapeuti della riabilitazione psichiatrica, estesi, estensibili anche a infermieri e a operatori. In questo caso ovviamente si ha una qualifica di assistente alla terapia amniotica. Come è costituito questo gruppo? Nel gruppo ci sono circa 8-12 partecipanti e di questi 2 o 3 sono conduttori, proprio cioè persone formate in terapia amniotica, 3 o 4 sono tirocinanti e 5 o 6 pazienti. Quindi complessivamente comunque c'è un rapporto tra paziente e operatore 1 a 1.
Il setting è appunto, come dicevo, una vasca di dimensioni che può andare dal 4x4, 4x6, comunque con una, cioè, con una altezza di 60 centimetri, questo perché permette ai pazienti, ma anche ai terapeuti, di avere un contatto con il fondo. Questo è anche importante, avere il contatto con il fondo. E poi l'acqua è riscaldata a 35 gradi. Come vi dicevo, l'ideale è situare questa vasca amniotica all'interno della comunità terapeutica, come appunto è nella comunità terapeutica di Montezemolo della Redancia, però si può anche inserire in centri diurni, come ad esempio in quello della ASL1 di Roma, ASL Roma 1, dove nel Santa Maria della Pietà, attualmente diretto da Giuseppe Ducci, è stato avviato un gruppo di terapia amniotica grazie ad Andrea Narracci quando era direttore di quel dipartimento. La frequenza è ideale, la frequenza è quotidiana, cioè per quello che io ritengo, per avere insomma, un'efficacia di questa terapia, come anche ne discutemmo insomma a suo tempo con Gaetano Benedetti, la frequenza dovrebbe essere giornaliera, cioè la giornata in comunità che utilizza questa terapia dovrebbe iniziare con una sessione di terapia amniotica. La mattina il tempo che si vive nella terapia, nella comunità terapeutica, a mio avviso dovrebbe iniziare con questa terapia che cronologicamente dura un'ora e mezza, però nel senso di cui parlavamo prima, cioè nel senso cioè del tempo non cronologico ma del tempo giusto, il Kairos, può diventare un tempo senza tempo. Tenete conto che all'interno di questo particolare setting il tempo si dilata, se soprattutto si riesce, il paziente cioè riesce ad entrare in questo abbraccio, in questo holding di cui abbiamo parlato prima e che si ripete nella terapia, si perde proprio il senso del tempo, cioè il paziente ha in quel momento ciò che in quel momento ha bisogno per divenire, per entrare nell'etere, per divenire un essere, e grazie a questo tempo che è ritagliato ovviamente nei tempi cronologici delle altre terapie, di tutte le attività che ci sono nella terapia, nelle terapie di comunità, può diventare un tempo trasformativo, cioè può diventare, come dire, si ritaglia una continuità dell'essere. Quindi frequenza giornaliera. Cosa succede in questo gruppo immerso dentro questa vasca particolare, calda, che appunto ricorda il liquido amniotico? Intanto c'è una fase iniziale in cui di valutazione, cioè si vede se i pazienti sono disponibili al contatto fisico. E qui si hanno diverse possibilità. Ci sono pazienti che sorprendentemente entrano immediatamente, cioè sostengono il contatto fisico, cioè mostrano anche proprio che ne hanno bisogno, altri invece che hanno bisogno di più tempo. Qui il contatto è graduale. E cosa succede in questa, diciamo, fase osservativa laddove il paziente abbia paura del contatto? Semplicemente che un terapeuta sta vicino al paziente senza esercitare alcuna pressione, senza nessuna aspettativa, semplicemente osserva con lui il contesto. Il contesto è gradevole perché è come stare alle terme, insomma, si sta in acqua calda e questo è già piacevole di per sé, distende già di per sé. Appena è possibile, se il paziente lo tollera, il paziente si stende in posizione orizzontale e galleggia nell'acqua. In questo galleggiamento è assistito dal terapeuta di riferimento, che può essere appunto un terapeuta formato, ma può essere anche un tirocinante assistito dal terapeuta. Come galleggia? Cioè si appoggia a un cuscino galleggiante, sono dei cuscini speciali insomma per galleggiare, oppure con le gambe a una coperta galleggiante. In questo modo cioè sta semplicemente disteso nell'acqua calda. Il terapeuta cosa fa? Cioè muove, non toccando direttamente il paziente, ma toccando un lembo del cuscino
un lembo di questa coperta galleggiante, muove il corpo del paziente, cioè indirettamente. Per cui cosa succede? Che il paziente è toccato dall'acqua, inizialmente è toccato dall'acqua calda, cioè percepisce il movimento come movimento dell'acqua, cioè piccole onde dell'acqua. E questo è molto simile alla fase iniziale della gravidanza. Inizialmente in gravidanza l'embrione è toccato solo dal liquido amniotico, ancora non tocca la parete uterina. Cioè, ricordiamo qui, c'è un piccolo aggancio, diciamo così, al piccolo ma anche significativo aggancio alla psicodinamica. Ricordo che le prime percezioni sensoriali della superficie del corpo sono per Freud l'origine dell'io. Cioè l'io deriva dalla, nella seconda topica, nel modello strutturale, deriva dalla proiezione psichica delle superficie del della superficie corporea stimolata, e quindi dalle percezioni sensoriali della superficie del corpo. E le prime, se andiamo geneticamente, le prime percezioni sensoriali in cui tutti noi affondiamo, diciamo così, o in cui la nostra identità ha origine, sono proprio le percezioni sensoriali dell'acqua calda che si muove sulla nostra pelle, sulla pelle dell'embrione. Quindi noi in un certo senso ricreiamo questo ambiente, perché sono onde di acqua calda generate dal movimento in acqua indirettamente creato dal terapeuta. A un certo punto, se questo paziente lo tollera, in generale questo lo tollera, è molto gradito, diciamo, può iniziare, dopo qualche tempo, un contatto tra il terapeuta e il paziente, che di solito è un contatto minimale, cioè significa afferrare, non so, il dito indice o il pollice del paziente, della mano, e quindi muoverlo delicatamente in acqua, fare dei movimenti, per cui, diciamo, si associa al contatto gradevole di queste onde calde al contatto con il terapeuta. Quindi, diciamo, se questo è gradito e tollerato, allora il terapeuta sostituisce il cuscino galleggiante o la coperta, lo sostituisce con un braccio o con una mano, che diventano quindi dei sostegni, e per cui immaginate che il paziente è come in una culla costituita dalle braccia e dalle mani del terapeuta. E questo, tenete conto di un fatto, che per il terapeuta il paziente è leggerissimo, cioè noi in acqua pesiamo 6 volte meno, si pesa come bambini, e quindi scatta un qualcosa che non è codificato. Cioè, io ve lo sto raccontando, ma generalizzando, in realtà il modo con cui scatta quello che vi sto per dire è veramente personalizzato alla coppia. Cioè, ad esempio, il terapeuta o la terapeuta inizia a dondolare, a cullare, cioè con movimenti proprio spontanei, non insegnati, che sono automatici perché sono innati in realtà, ce l'abbiamo innato questo sistema, e sono movimenti molto simili all'holding, e sono quei movimenti che generano anche l'attaccamento. E questo fenomeno dipende un po' da 2 fattori. Uno è che la temperatura dell'acqua crea un ambiente esterno che ricorda la gravidanza. Il secondo è proprio questo peso ridotto. Questo peso ridotto del paziente significa che per il terapeuta il paziente è come un bambino molto piccolo, ma anche per il paziente si sente leggero, sente il suo corpo talora pesante, talora rigido, talora estremamente difficile da sostenere. Il paziente percepisce quanto il peso della sua esistenza anche in termini corporei certe volte, e questo invece è una modificazione della propria percezione corporea, ed è una modificazione che, come dicevo, attiva quei gesti caratteristici dell'accudimento, delle cure parentali. E ripeto, questo è sia per il paziente che per il terapeuta è un'attivazione di un sistema innato che è stato selezionato da centinaia, migliaia di anni di evoluzione,
e che appunto, questo è il primo a descrivere questo, è stato proprio Bowlby, è considerato come i gesti dell'attaccamento sono innati, cioè sono geneticamente trasmessi in un certo senso, e non solo negli umani, ma anche in alcuni mammiferi. Ora, questo, come vi dicevo, immette, cioè crea una situazione che noi definiamo holding, perché somiglia moltissimo all'holding. E nell'holding, uno dei gesti dell'holding, ad esempio, è il cullamento, di cui vi dicevo. Cosa succede nel cullamento? C'è un alternarsi di unioni e separazioni tra il corpo del bambino, del neonato, e il corpo della mamma o del papà. Ci sono varie forme di holding, ad esempio anche la carezza è una forma di holding. Anche nella carezza ci sono una carezza che scorre, non so, lungo un braccio, è una rapida successione di unioni e separazioni tra il corpo del bambino e il corpo della mamma o del papà. Ma anche i massaggi in fondo, anche quei colpettini che si danno sulla schiena del bambino per fargli fare, non so, il ruttino. Cioè che cosa sono? È un alternarsi di unioni e separazioni del corpo della mamma e il corpo del bambino. E questo in qualche modo si ripete nel setting amniotico quando si è arrivati a questo livello. Non so, qualcosa che avviene anche abbastanza frequentemente in questa fase è che cullando il paziente nell'acqua, il terapeuta lo avvicina al proprio corpo e quindi oltre a essere in contatto con la testa e con le gambe, ecco anche il fianco del paziente entra in contatto, entra cioè in un ritmo di contatti e di stacchi con il petto del terapeuta. Dopo in genere questo succede dopo circa un anno di terapia, noi notiamo che i pazienti che in genere vivono questo in una maniera passiva, cioè lo vivono ma non si muovono, a volte sono proprio rigidi come tronchi, cioè proprio veramente si ha la sensazione, molti terapeuti insomma descrivono la sensazione di tenere un cadavere nell'acqua, cioè una persona che non reagisce a questi stimoli in fondo di attaccamento, no? Che tutti generano delle risposte anche all'attaccamento. Molti pazienti non hanno questa risposta. Però all'incirca dopo un anno si cominciano a vedere dei segnali, non so, il paziente ti stringe una mano, ti stringe delle dita, cioè risponde, fino ad arrivare, e si arriva questo, a quel gesto innato fondamentale che è l'aggrapparsi, no? L'aggrappamento è uno dei cinque comportamenti innati descritti da Bowlby, che hanno i bambini con le mamme, cioè che normalmente hanno i bambini con le madri, e cioè si abbracciano la mamma, la stringono, ma non è un abbraccio, è come un aggrapparsi a una scialuppa quando si sta per affogare, cioè proprio questo chiaramente, come vi dicevo, è stato selezionato l'aggrapparsi insieme al sorriso, la suzione, il pianto, il seguire la mamma, è stato selezionato da migliaia di anni di evoluzione. Perché? Perché sopravvivono, diciamo, gli individui che riescono a stabilire con il genitore una prossimità maggiore e quindi una protezione maggiore. E in effetti è associato alla sicurezza. E è proprio quella sicurezza che i nostri pazienti non hanno. E poi si arriva anche alla fase di quell'abbraccio stretto, cioè proprio abbracciare stretto con forza, che dà un enorme senso di sicurezza, proprio è in grado di ridurre la paura, il terrore. Forse ricordate quella straordinaria macchina degli abbracci, no? Creata dalla Temple Grandin, che è una persona autistica che insegnava, una docente di veterinaria, e poi ha creato proprio delle macchine per rassicurare anche gli animali prima del macello, molto nota negli Stati Uniti perché si usano tanto queste macchine negli allevamenti, perché riduce il terrore. Cioè lei lo usava, questa macchina creata, inventata da lei, la usava proprio per ridurre i momenti di terrore che una persona autistica può avere, anche ad alto funzionamento come lei. Volevo fare una domanda sia a Maurizio che a Gianni, che mi sembra abbastanza importante, è sì. L'inserimento
diciamo, di questa tecnica estremamente raffinata, devo dire, all'interno di un percorso terapeutico, all'interno di una comunità. Cioè, nel senso che è qualcosa, Gianni, che avviene esternamente alla comunità o può avvenire anche internamente? È la domanda. No, la domanda certo, certo. Avviene internamente alla comunità, per quanto ci riguarda, l'introduzione di questa tecnica che è raffinata e molto impegnativa e anche molto costosa, no? Proprio per l'impegno che richiede gli operatori e per il tempo che deve essere a lei dedicato, avviene e deve avvenire in comunità, e lo sforzo è quello, basato sulla convinzione dell'utilità di questa tecnica per ridurre le angosce e per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti, lo sforzo che facciamo deve essere parametrato sulla ricerca di risultati, no? E rispetto alla ricerca, mi pare, Maurizio, che tu potresti fare cenno alla ricerca che stai svolgendo con Gallese rispetto alla terapia amniotica, perché in psichiatria siamo molto spesso oppressi dall'autoreferenzialità, in cui noi crediamo molto alle cose che diciamo, ma poi dimostrare che sono utili non è sempre semplice, no? E quindi bisogna che si faccia anche dei risultati dimostrabili, no? D'accordo? Quindi, se vuoi accennare un attimo, alla... sì. Ma magari anche te, Raffaele, no? Se hai dei dati, perché io uso dire sempre il detto dal fatto è discriminato dal dato, quindi dobbiamo avere dati su cui poi basare le nostre convinzioni. Io, ad esempio, per la terapia amniotica, la Getty, ci credo molto, penso che siano assolutamente utili da inserire in comunità, devo valutarne i costi rispetto ai risultati, però per vedere i risultati devo provare, no? Ecco, e però devo provare con un assetto organizzativo che mi permetta di valutare i risultati, appunto, e noi lo abbiamo, il nostro Redanza System ci permette di valutare i risultati a medio e a lungo termine. Ora, quindi la domanda che vi faccio è sulla ricerca. Tu Maurizio, io vado? Come volete. Ok, allora sì, noi stiamo facendo ricerca, abbiamo anche pubblicato, stiamo anche finendo di scrivere un manuale. Per noi ricerca è costante con il paziente, nel senso che ogni 3 mesi, per esempio, tutta la testistica viene rifatta sul paziente. Siamo anche in un follow up, per cui anche a 2-3 anni di distanza dal termine della dimissione del paziente dal GET li rivalutiamo per vedere la stabilizzazione o meno del paziente. Abbiamo paragonato in 2 bracci di trattamento randomizzati con pazienti che hanno seguito una linea DBT, Dialectical Behavioral Therapy della Marsha Linehan, di cui tra l'altro appunto abbiamo fatto tutto un percorso anche con lei, e i GET, e abbiamo osservato che abbiamo qualche risultato un po' migliore, diciamo, nel senso che si anticipa, soprattutto rispetto all'uso della DBT, si anticipa la riduzione dell'autolesività, della ideazione suicidaria, eccetera.
E sono dati che noi abbiamo portato, sia abbiamo pubblicato che abbiamo anche portato in qualche convegno, ed è per noi molto utile questo, perché abbiamo bisogno anche noi di verificare il metodo costantemente. E infatti sia i dati vengono discussi con gli stessi pazienti dicendo ecco vediamo a che punto siamo, sia per ognuno di loro, sia poi noi per implementare il metodo e verificare il metodo anche, come ho detto prima, con altre tecniche, e possiamo dire che è praticamente un evidence-based treatment in questo momento. Sì, sì, io penso che questo sia fondamentale per non scadere nella banalità assolutamente. Che caratterizza molto spesso l'intervento residenziale, qui molti dicono di essere comunità terapeutica, ma di terapeutica hanno ben poco, ben che vada, sono residenze che tengono i pazienti, magari li tengono bene, ma non hanno un progetto terapeutico scandito da verifiche che noi cerchiamo sempre di fare. Siamo molto in linea con quello che hai detto tu. Infatti anche la formazione degli operatori è molto specifica, infatti noi abbiamo fondato un'associazione per la formazione di operatori che vogliono fare il GET, con appunto Redancia c'è in progetto tutto un tema di formazione molto importante, quindi è chiaro che i costi sono decisamente alti anche nel nostro caso, perché la formazione operatore è costosa, però è perché deve esserci una scientificità, deve esserci una professionalità. Io penso che il messaggio che va dato a tutto il pubblico è che i risultati in psichiatria, che è una disciplina della medicina specialistica, e questo molto spesso viene trascurato, si possono ottenere, ma per ottenerli ci sono costi che vanno affrontati puntualmente, costi di formazione. La nostra disciplina è a bassa tecnologia, ma a alta specializzazione. La specializzazione si definisce proprio per la continuità della formazione che noi abbiamo particolarmente a cuore come gruppo. Ora mi riferirei a Maurizio, che se vuoi puoi introdurre il discorso anche della ricerca con l'Università di Parma. Sì. Sì, allora prima di dirvi della sperimentazione che abbiamo fatto e che stiamo anche conducendo con il team di Vittorio Gallese dell'Università di Parma, insieme all'Università di Perugia, insieme a voi della Redancia, insieme al Dipartimento di Salute Mentale della ASL 1 di Roma con Ducci e Narracci. Prima di questo però c'è il primo studio che abbiamo fatto sulla terapia amniotica e che è stato pubblicato sulla rivista Psychosis. È uno studio condotto per un anno in pazienti psicotici cronici alla frequenza di 4 volte alla settimana. Pazienti che provenivano tutti da centri diurni, da 2 centri diurni erano, che quindi venivano portati a fare 4 volte alla settimana questi incontri. Che cosa abbiamo visto in questi pazienti psicotici cronici? Un aumento della qualità della vita, soprattutto degli items sociali. Come ci si può aspettare, una situazione di gruppo simile a quella che vi stavo dicendo, che non ho finito di dire, perché poi dall'intervento di coppia c'è un intervento, dall'intervento a coppia poi c'è un intervento a triade, poi c'è un intervento in cui c'è l'intero gruppo che interagisce e fa da contenitore della terapia amniotica. Quindi, come c'era da aspettarsi, gli item sociali sono aumentati, il che si è tradotto in un aumento di inserimento lavorativo. Scusa se ti interrompo, perché mi ricorda Franco che siamo quasi in chiusura, quindi chiedo a lui poi di darci i tempi, a proposito di tempi, perché io 2 minuti ho finito, guarda. Cioè, volevo dire che quindi in questo studio l'aumento della qualità della vita e degli item sociali si accompagnava a una riduzione della psicopatologia, soprattutto dei deliri, soprattutto del ritiro autistico. C'era anche un, questo osservato dagli psichiatri invianti, ma anche un numero in termini di ricadute c'era una minore, c'è stata in quel periodo una minore, non ci sono state ricadute in realtà.
Sulla base di questo abbiamo iniziato questa ricerca, come si diceva, no, con l'Università di Parma, di Perugia, eccetera, in cui il team di Vittorio Gallese, specificamente proprio lui, Vittorio Gallese, ha, come dire, immaginato un parametro neurofisiologico per autonomico fondamentalmente, per valutare la percezione del sé corporeo. E chiaramente questo è un intervento che agisce sul sé corporeo. E il parametro che è stato utilizzato, ce ne sono stati vari, ma insomma quello che poi si è dimostrato cambiare, trasformarsi, è stato quello della sensibilità interocettiva. Cioè la sensibilità interocettiva, diciamo, è la capacità di percepire il nostro sistema autonomico, cioè ad esempio il battito cardiaco. E pazienti che abbiamo fatto un primo studio in cui abbiamo dimostrato per la prima volta, tra l'altro, che pazienti psicotici hanno una riduzione della sensibilità interocettiva. E questo studio è stato molto citato, è diventato anche uno studio che serve per tante altre cose. Noi abbiamo paragonato questa sensibilità interocettiva, lo stile dell'attaccamento e l'entità della patologia. E in una prima fase, con una fase campione, in pochi, quindi condotta veramente con uno studio pilota di pochi pazienti, abbiamo trovato che la terapia amniotica, dopo 3 anni di terapia, dopo 3 anni permetteva un aumento obiettivo della sensibilità interocettiva, cioè migliorava l'indice di sensibilità interocettiva, e in contemporanea c'era una significativa riduzione della psicopatologia, in particolare del delirio. Parlo veramente di un caso limitato campione, sulla base della quale poi abbiamo costruito un modello più ampio, che coinvolge un numero importante di pazienti, 20 pazienti, che appunto è multicentrico, viene fatto da voi a Montezemolo, viene fatto a Roma, a Santa Maria della Pietà, e viene fatto qui da noi all'Università di Perugia. Purtroppo questo studio, diciamo, si è arrestato a causa della pandemia. La pandemia ha, come dire, impedisce di fare la terapia amniotica perché c'è evidentemente una prossimità inferiore a quel metro di distanziamento che è necessario, che però insomma speriamo di poter riprendere appena questa turbolenza sociale passerà. Allora, prendo la parola prima di tutto per ringraziarvi, nel senso che abbiamo passato insieme 1 ora e mezza di quella che io chiamo psichiatria per bene, che è un termine, se volete, un po' desueto, ma che dovrebbe essere usato molto spesso. Cioè, non soltanto una psichiatria, come dire, competente, e qui abbiamo avuto, e abbiamo, Gianni lo è sempre in tutti i nostri incontri, ma i nostri 2 ospiti, 2 persone competenti, ma anche che ci mettono il cuore in quello che fanno, e questo mi sembra una cosa estremamente bella, da trasmettere. Cioè, vorrei fare una considerazione, la devo fare perché, come dire, il nostro ospite, che poi in fondo è Gianni, no? Io devo dirla sta cosa qua. Lui è un imprenditore per bene. Scusatemi se io lo devo dire pubblicamente, però lo devo dire. Nel senso che lui ha parlato di interventi costosi che fanno il paio col tentativo, non con la psichiatria, col tentativo di offrire dei servizi efficaci. Se no, si fa della custodia, diciamocelo con molta chiarezza. Le comunità terapeutiche possono diventare dei piccoli manicomi ben fatti, umani, come dice lui, no? Dove magari gli operatori vogliono anche bene ai pazienti, ma custodia, come peraltro esistevano al tempo dei manicomi dei reparti buoni e dei reparti meno buoni. È inutile nasconderlo questo. Voglio dire, questo quindi è un punto molto importante, cioè parlare di terapie specifiche, di interventi specifici, di interventi complessi, è un modo per fare della buona psichiatria, sia essa territoriale, ambulatoriale o di comunità. In questo non c'è differenza. Stiamo parlando di terapia di comunità e la via è questa: fare degli interventi specializzati mettendo in primo luogo
il nostro paziente. Questo credo che la giornata di oggi lo abbia ampiamente dimostrato e mi sembra estremamente importante. Quindi io, a nome anche dei molti che ci hanno seguito, vi voglio ringraziare. E devo concludere intanto ricordandovi che i nostri incontri continuano anche nel 2021. Il primo incontro sarà il 15 di gennaio e parleremo di REMS, tema direi estremamente scottante e complesso, e quindi sono contento che rinizieremo l'anno con un tema così difficile, vedremo come sarà sviluppato. Però volevo... Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, certo, per certo. Chi non sapesse l'acronimo. Certo, che sarebbero quelle comunità dedicate ad autori di reato, per essere estremamente chiaro per chi non sa queste questo cose. Sarà un tema estremamente interessante. Esatto, lo vedremo il 15 di gennaio. Ma per salutarvi e per concludere, spero al meglio questi nostri incontri del 2020, vorrei chiudere con Rainer Maria Rilke, con una frase che ho trovato che credo che ci aiuti proprio ad iniziare forse meglio il 2021 e a pensare quanto è importante il nostro lavoro. Dice Rilke, forse tutto ciò che ci spaventa è, nella sua essenza più profonda, qualcosa di indifeso che vuole il nostro amore. Non sono i nostri pazienti? Vi saluto.